lavoro di sovrapposizione di livelli. Parto in realtà dalla prima cosa, è lo scatto fotografico, che in realtà è l'ultima cosa che apporto sulla tela. Prima, la fotografia rimane a sigillo di tutta questa pittura. Stampo solo i neri, di conseguenza tutto quello che ho dipinto precedentemente è il bianco che c'è nella fotografia. La pittura è una pittura stratificata a livelli. Il primo livello è questa massa di colore, data in modo molto grezzo con la spatola e incisa con questi vecchi rulli da decorazione degli anni 50 che si usavano nelle case molto povere italiane. Per poi passare fino alle gar ai tessuti legati alla mia memoria, sono le lenzuola di mia nonna, insomma le tovaglie, tutti questi tessuti floreali, ancora la pittura fino all'ultimo passaggio che è la tarlantana, questa garza che si usa per pulire le lastre da incisione. Una volta finiti tutti questi passaggi, stampo la fotografia in assenza di bianco e ha questo effetto appunto di sovrapposizione di livelli. Il ciclo che ho presentato in questa mostra è quello forse un po' più vecchio, legato all'architettura e agli alberi, fino al lavoro che ho fatto nuovo nell'acqua. Il passaggio è stato abbastanza immediato, dall'architettura più rigida fino agli alberi, queste strutture più leggere, dove c'è questa trasparenza tra il ramo e l'aria, come nelle fughe che sono nei miei quadri, questa idea di piastrelle, di mattonelle, danno l'idea quasi di una visione da un interno di un'abitazione. L'acqua è stata questa scelta un po' come liquido amniotico, insomma, della pancia, insomma, della madre. Però in realtà è stato molto lineare, cioè partendo dall'architettura, gli alberi, anche il corpo, io non l'ho analizzato come figura di nudo, ma semplicemente quasi come un'architettura, cioè potrebbero essere gli uomini questi edifici molto, molto lineari, molto geometrici, fino alla donna un corpo molto più sinuoso, un po' come l'architettura. Dunque è stato veramente un passaggio molto, molto lineare, molto semplice.